per Beppe Grillo, un'altra uscita dal blog alla piazza, ancora a Roma, e ancora un baffo a 7 anni e mezzo dal primo urlato a Bologna, la seconda volta dei grillini al voto per il Quirinale dopo mesi difficili di polemiche e depurazioni. L'inchiesta Mafia Capitale, il Partito Democratico Romano commissariato, le ferite sono ancora aperte. Questa mattina il sindaco Marino è stato alla sezione simbolo di Trastevere. Cosa è cambiato nella base del partito dopo lo scandalo? Un portale dedicato agli oltre 1000 eventi culturali e artistici programmati in tutta Italia durante i 6 mesi di Expo. Una campagna che ha messo in campo Tony Servillo, protagonista della Grande Bellezza, Very Bello dopo Magic Italy dell'era Berlusconi e l'ultimo arrivato tra i messaggi che dovrebbero rilanciare il turismo nel nostro paese. Nelle sale italiane il nostro cinema fa il pieno di pubblico con le commedie. Successo anche per American Sniper, che negli Stati Uniti non finisce di far discutere. Gli ultimi a criticarlo i musulmani americani, in Marocco ed Egitto vietato il film Exodus, mentre in Russia polemiche per Leviathan, una storia velatamente anti-Putin e candidato agli Oscar. Un raptus come in una rissa da bar e il milanista Mexès rischia grosso questa volta dopo la presa al collo dell'Aziale Mauri, ma anche in Spagna non si è scherzato nell'anticipo di campionato e questa volta Ronaldo ha vinto il calcione d'oro, quello rifilato dopo una manata e Di Marco gli è costato l'espulsione e una futura squalifica. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, quella che comincia domani, lo sapete, è una settimana importante. Giovedì inizieranno le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica e martedì cominceranno le consultazioni, naturalmente per trovare consultazioni formali, per trovare un nome che sia condiviso, e come sapete ci sono, non mancano divisioni e scontri all'interno e tra i partiti. Naturalmente chi si è chiamato già fuori da questo è Beppe Grillo, che ha detto che non parteciperà, che non incontrerà Matteo Renzi e ha detto di preferire le piazze. Proprio ieri sera Grillo con i suoi del Movimento 5 Stelle era in piazza, in una piazza, Piazza del Popolo a Roma, per una iniziativa chiamata La Notte della Onestà. Dunque l'ultima piazza di Grillo, che lo sapete è l'inventore del Vaffa Day. Vediamo. Come si agitano, come cambiano negli anni le piazze 5 Stelle dal primo Vaffa Day del lontano 8 settembre 2007, quando l'allora ancora mezzo comico Beppe Grillo promosse in varie città una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sui criteri di eleggibilità dei parlamentari e sloganò per la prima volta il Vaffa, lo piazzò lì, sugli altari della politica. Altre edizioni del V-Day. Ai risparmiatori italiani, vaffanculo! Allora fermi! Poi negli anni, sempre all'insegna dell'epiteto vaffa, diventato slogan, bandiera, manifesto politico. Poi settembre 2011 ci fu il Cozza Day, altrettanto spregiativo, con un corteo che davanti al Parlamento depositò un cesto di cozze. Poi altri tour in camper e a nuoto, altri comizi, altre piazze fino alla presa di Piazza San Giovanni a Roma, luogo da sempre della sinistra storica, anche lì risuonò qualche vaffa e il vaffa non è mancato nemmeno ieri sul palco di Piazza del Popolo nella Notte degli Onesti, indetta dal Movimento 5 Stelle, organizzata sulla scia dello scandalo di Mafia Capitale, ma capitata giusto giusto alla vigilia delle consultazioni per il voto per il Capo dello Stato. Dopo aver liquidato in mezzo alla calca dei cronisti qualsiasi ipotesi di incontro al Nazareno, sede del PD. Ti posso fare una domanda a te? Che cos'è il Nazareno? Perché io non lo so. Io non so cosa sia il Nazareno. Cioè, ma ci inventiamo delle parole. Grillo dal palco annuncia che non parteciperà a nessuna trattativa per il Colle e lo fa condendo il tutto con il solito vaffa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi, uno che non fa neanche i nomi al suo partito, viene da noi e dice fa i nomi, dici i nomi e allora tu non accetti, ma andate a fare in culo, bene!
La manifestazione si conclude con un tutti sul palco, l'inno del movimento, le note del rapper Fedez, ma almeno nei saluti il Vaffa non ritorna, viene risparmiato. Nel servizio è stata citata l'inchiesta Mafia Capitale, l'inchiesta che ha portato al commissariamento del Partito Democratico Romano. Questa mattina siamo stati in una sezione storica del PD a Trastevere, dove è andato proprio il sindaco Marino. Un sistema capillare, strutturato, invasivo, così ha definito Mafia Capitale il procuratore generale Antonio Marini. I segni di quello scandalo ci sono tutti nella città di Roma, che di recente, per volere del sindaco Marino, annovera tra i suoi assessori il magistrato antimafia Sabella. Ricostruire un tessuto condiviso di legalità e trasparenza è la richiesta che oggi fanno i cittadini al sindaco. Lei, come militante del PD, ritiene che il partito abbia avuto delle responsabilità? La mia responsabilità è nel controllare la nuova classe politica. E quindi nel controllare le persone che sono andate, nel prepararle come era una volta, c'erano delle scuole di partito che per me erano fondamentali, nel preparare i futuri dirigenti e soprattutto nell'aver smesso di venire sul territorio, cioè rimetterci la faccia, rifarsi vedere. Una cooperativa da 10 milioni va a 50 e quelli del PD che governano Roma non se ne accorgono, anche se uno simpatizzante è una cosa allucinante. Qui siamo a Roma, si parlava a latino, pecunia non olet. Non ha nessuna attinenza ad essere a sinistra in questa vicenda, semplicemente criminali che vogliono fare soldi. Dopo c'è Mafia Capitale, dopo lo scandalo dei vigili, noi siamo del Rione Monti e abbiamo fatto una petizione popolare che ha portato a 1200 firme e abbiamo testato che c'è una voglia dei cittadini romani invece di riprendersi la città, di una cittadinanza attiva, per dire noi non siamo così. Quando sono arrivato nel 2013, ricorda Marino, non c'era neanche il bilancio, nessuno che avesse idea di quanto servisse alle casse comunali. Casse comunali ancora semivuote, più di uno si sorprende oggi per il doppio incarico con doppia indennità e superpremio di Massimo Bartoli, neo amministratore delegato e presidente di Risorse di Roma, un impegno che vale oltre 215.000 euro. Tempi più rapidi e meno burocrazia, da dicembre è più facile divorziare in attesa che il Parlamento dia il via libera al disegno di legge sul divorzio breve. Non è il divorzio breve, non ancora, per quello bisognerà attendere un po', ma di sicuro è più facile. Non tutti lo sanno, ma da metà novembre si può divorziare rapidamente, molto rapidamente, davanti al sindaco, la persona che in tanti casi celebra il matrimonio, ora può anche scioglierlo. Quando c'è un accordo si evitano le carte bollate e le lunghe attese per l'udienza. Si va dagli avvocati quando ci sono figli minorenni da mantenere, figli maggiorenni da mantenere o figli portatori di handicap. Gli avvocati decidono poi praticamente una strategia, c'è un accordo, stabiliscono un assegno di mantenimento e poi hanno 10 giorni di tempo, raggiunto l'accordo, per andare in procura. La procura poi ha 5 giorni per dire sì o no. Questo accordo va bene, allora gli avvocati vanno al comune e registrano la separazione o il divorzio. Ancora più semplice se non ci sono figli? Assolutamente sì, quando non ci sono figli addirittura si va all'ufficio di stato di anagrafe e con 16 euro si fa finire un matrimonio, senza attese, senza sofferenze, e quindi ecco perché abbiamo avuto la fila qui a Roma di coppie che stanno cercando di separarsi e divorziare con 16 euro, ed è giusto che sia così, perché quando non ci sono figli, non ci sono beni da spartire, non c'è motivo di allungare il brodo. Raggiunto l'accordo, ecco dunque che si possono saltare le lunghissime attese delle udienze, pur in presenza di figlie, ma in questo caso occorre che ci siano i legali di fiducia. Saranno proprio loro a trasmettere la decisione entro 10 giorni al procuratore della Repubblica, che darà l'ok se quell'accordo risponde all'interesse dei figli. In caso contrario, i coniugi dovranno seguire il procedimento tradizionale. Quindi tempi rapidi, pochi soldi, cosa volere di più quando non si va più d'accordo? Beh, insomma, è triste quando finisce un matrimonio, ma è ancora più triste quando si attua la guerra dei roses. Dobbiamo, culturalmente crescere noi italiani, spero che la legge sul divorzio breve passi, perché sono ancora 3 anni gli anni che bisogna attendere dalla separazione al divorzio, dobbiamo ridurre anche questi tempi e l'Italia entrerà in Europa veramente.
In Italia finora sono state più di 400 le coppie che hanno scelto il divorzio rapido. Palazzo Vecchio a Firenze è stato praticamente preso d'assalto da sposi destinati a diventare ex. 17 divorzi brevi dal 1 gennaio, quasi uno al giorno, e le richieste di appuntamento continuano ad arrivare. Da qui a marzo oltre 40 prenotazioni. Un vero boom questo degli addii lampo, senza subire ai tempi lumaca della giustizia e le spese legali molto alte. Basta prenotarsi con una telefonata al comune di residenza e il gioco è fatto. In pochissimi giorni si è solo amici, o almeno si spera. Veniamo adesso ai grandi temi che entrano in Expo. Uno di questi è sicuramente la discussione su come sconfiggere la fame nei paesi poveri del mondo, quei paesi dove svolgono sicuramente un lavoro molto importante i missionari sostenuti dalle comunità cristiane. Bene, si sono riuniti a Milano proprio per decidere come far entrare questo tema in Expo. Nutrire il pianeta, energia per la vita, Expo 2015 si avvicina. Il tema della fame nel mondo riaffiora prepotente, nonostante le polemiche scoppiate a Milano sull'opportunità che si svolgano lo stesso giorno, il 7 febbraio, da una parte a Palazzo Marino il convegno degli Expo scettici, dall'altra l'arrivo di Matteo Renzi all'Hangar Bicocca, dove 500 esperti divisi in 42 tavoli di lavoro definiranno i contenuti dell'esposizione, come obiettivo la Carta di Milano, una presa di responsabilità e impegni concreti da parte di governi e istituzioni su questioni come lo spreco alimentare e il diritto al cibo. Un contributo su come sconfiggere la fame nel mondo, pensando ad Expo, vogliono darlo anche i missionari cattolici, proprio loro che vivono le realtà più estreme di povertà, che toccano con mano la sofferenza delle persone private del diritto a nutrirsi. Ne hanno parlato nella loro assemblea i missionari radunati a Milano. Sono 1500 quelli sostenuti dalla diocesi ambrosiana e sparsi in tutto il mondo. Come si vede anche da questi giorni, dall'iniziativa del prossimo 7 febbraio, Expo non vuole essere semplicemente una grande festa, una fiera dei consumi, ma vuole essere un luogo, un laboratorio, un luogo di coscientizzazione sul tema del nutrire, su come è complesso oggi nutrire l'umanità, sugli squilibri che ci sono e sulle risorse che abbiamo per poter mettere mano a questi squilibri. Di fame nel mondo si muore ancora. 1 miliardo di persone, un abitante su 7, non ha il diritto di alimentarsi a sufficienza. Eppure, secondo la FAO, ogni anno viene prodotta una quantità di cibo sufficiente per 9 miliardi di persone. C'è cibo per tutti, ma non tutti hanno accesso al cibo. Qualcuno taccia la Caritas di essere ingenua, di essere troppo ottimista, di essere utopica. Più di uno studio mette in luce che già adesso, se volessimo, se avessimo le volontà politiche corrette, potremmo rispondere alla fame nel mondo. Se Expo diventasse il luogo perché la politica possa costruire strumenti per affrontare la questione in un modo meno, potremmo dire, aleatorio e più realista, davvero le cose cambierebbero. Uno scandalo la fame nel mondo e lo spreco di cibo, ammoniva Papa Francesco. La voce di chi soffre silenziosamente deve diventare un ruggito in grado di scuotere il mondo. E allora Expo come occasione per discutere di temi così importanti, ma anche per assistere agli eventi culturali più disparati, li ha annunciati ieri il Ministro dei Beni Culturali Franceschini, lanciando proprio il sito, un sito veri bello, un titolo che tra l'altro ha scatenato molta ironia in rete, ed è soltanto l'ultima iniziativa che è stata trovata per rilanciare il turismo e per presentare e vendere il prodotto Italia nel resto del mondo. Parrebbe non esserci bisogno, eppure si deve ancora vendere, e bene, le nostre bellezze. Anzi, mai come nel 2015, con l'occasione dell'Expo a Milano e dei suoi visitatori, 8 al momento i milioni di biglietti già venduti, l'Italia deve tornare nei piani altissimi delle classifiche del turismo mondiale. E gli ultimi 3 giorni, mai così densi di spunti e occasioni, si inizia con l'incontro a Firenze, Merkel e Renzi. Gli inni nazionali suonati dalla banda dei carabinieri, e già la cancelliera si distrae e non può che guardarsi intorno. E quella visita al Museo degli Uffizi col Premier, che di quella città fu sindaco, diventa qualcosa di più che un incontro istituzionale. Gioca in casa Renzi e sa che si vince facile se non c'è angolo, porticina che si apre che non sia un capolavoro o un pezzo di storia. Do you remember Girolamo Savonarola?
una camera con vista, il corridoio vasariano, il racconto di Forte Belvedere, se lo gode tutto la Merkel questo pezzo d'Italia, e anche la conferenza stampa ha tutto un altro tono se la scenografia è questa. E credo che questo simbolo che abbiamo dietro di noi rappresenti molto di quello che può essere l'Europa oggi nel mondo, non soltanto per il valore simbolico del David contro Golia, ma anche e soprattutto per il simbolo della bellezza. E l'Italia della grande bellezza è un gigante con i piedi d'argilla, con le debolezze delle gestioni a volte improvvisate dei beni culturali, della non sempre perfetta capacità di accoglienza in hotel e luoghi pubblici, quelle difficoltà quotidiane che soffrono anche chi è turista delle nostre città, che si svelano così ai grandi del mondo, che poi tornano con le famiglie una volta smessi i panni degli uomini di Stato. Sono anni che i vari governi ci provano. Please visit the website, but please visit Italy. Una pioggia di critiche sfottò per Francesco Rutelli, poi venne la volta di Berlusconi. Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico, fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, di cultura e di arte. Le critiche, oltre all'efficacia del messaggio, toccarono soprattutto il logo Magic Italy, simile all'insegna di una pizzeria all'estero, e i costi e la gestione del portale turistico italiano. Così, sul lancio della piattaforma digitale veribello.it ci hanno messo la faccia due ministri, Franceschini per i beni culturali e turismo e Martina per le politiche agricole. I sei mesi di Expo da maggio a ottobre, spalmati su 1.300 eventi, raccolti in questo sito diviso in 12 contenitori e aggiornati costantemente, 5 milioni di euro finanziamento per la promozione di tutto il patrimonio culturale italiano messo a disposizione dal ministro Franceschini per il periodo dell'esposizione. L'Italia riesce sempre a sorprenderti, sempre. Con le sue meraviglie, la sua storia, i suoi paesaggi. E con appuntamenti culturali come Expo Milano 2015. Una campagna di promozione che deve funzionare, che passa attraverso la voce di Tony Servillo, senza giacchette colorate, né cinismi da Geppe Gambardella. Non è cinema questa volta, ma una delle più concrete possibilità che l'Italia deve saper sfruttare e vincere, non solo agli Oscar. E parliamo invece proprio di cinema, per discutere di quei film che scatenano e suscitano polemiche e dibattiti. È il caso, per esempio, in questi giorni del film American Sniper, il film sul cecchino ambientato appunto, che racconta della guerra in Iraq, il film di Clint Eastwood, ma non è l'unico film americano appunto che suscita polemiche. Tenete internet. Si fa presto a dire andiamo al cinema se siamo in Italia. La scelta tra i titoli dei nostri registi va dall'avanzo di un cinepanettone. È troppo moderno, tu rischi di finire come quella pubblicità incredibile dove i maschi dentro casa lavano in piazza. Alla favola standard con l'originale plot della scintilla che scocca tra una ragazza ricca e un bel contadino, o il remake di una commedia francese. Abbiamo perdonato tutto, ma perdonato cosa? Il Rolex. Il SUV. Gli slip. Ma la musica cambia davvero da altre parti, dove se si va al cinema poi si discute forte, o se addirittura un film non riesci proprio a vederlo. Archiviata la crisi USA-Corea del Nord per The Interview, pellicola prima ritirata dalla produzione e poi sbloccata dal presidente Obama in nome della libertà d'espressione, in America l'attenzione e la polemica sono tutti per American Sniper, il film blockbuster di Clint Eastwood che racconta la storia del cecchino dei Navy SEALs Chris Kyle. Un film di guerra, di emozioni familiari, un pezzo di storia contemporanea che riapre, se mai si fossero chiuse, le ferite della guerra in Iraq, di quel conflitto di dichiarato chiuso troppo in fretta dopo qualche mese dall'invasione e che riservò negli anni a venire momenti più duri e più drammatici per popolazione civile ed esercito USA. Pensa mai di aver visto cose laggiù o fatto cose che adesso rimpiange? No, io non sono fatto così. Nell'ultima rilevazione di giovedì American Sniper ha incassato tanto, 16 milioni di euro in Italia. Negli USA solo nello scorso fine settimana ha raccolto 90 milioni di dollari, un record per un film drammatico. Ma da record sono anche le polemiche che sta trascinando e l'ultima è quella sollevata dal Comitato contro la discriminazione degli arabi americani che hanno monitorato i commenti su Twitter e hanno pregato Eastwood e l'attore Bradley Cooper di lanciare
lanciare un appello perché il film non venga usato per propagare odio e razzismo nei confronti dei musulmani. La storia del cecchino è in corsa per gli Oscar, così come Leviathan nella categoria miglior film straniero. Ha già vinto il Golden Globe, ma poco se ne è parlato sulla stampa russa. Ha fatto venire il mal di stomaco a Vladimir Putin, quella storia di un piccolo proprietario di casa che lotta contro il sistema giudiziario e la protervia delle istituzioni per difendere la sua proprietà dalla demolizione. C'è chi ha visto una rappresentazione della realtà russa sulla quale pesa la personalità forte di Putin. L'anno della tua nascita ci fu una profezia che sarebbe nato un condottiero per liberarci. Quel condottiero sei tu, Mosè. Chi proprio invece non potrà vedere un film, un colossal che sta riempendo le sale di mezzo mondo, sono per ora gli egiziani e i marocchini. Il primo passo l'ha fatto il Marocco, ritirato Exodus, che negli Stati Uniti aveva incassato 24 milioni di dollari nel weekend esordio. L'accusa è di aver rappresentato l'immagine di Dio, nonostante sia raffigurata come un bambino che profetizza il ruolo di salvatore del suo popolo a Mosè. In Egitto l'accusa è di essere storicamente inesatto. Il ministro della cultura lo ha bollato come un film che offre una versione sionista della Bibbia e così anche la pellicola su Mosè finisce al bando dopo quella lo scorso anno su Noè, sparito dalle sale tunisine, indonesiane, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e del Bahrain. Arriva una grande inondazione. Costruiremo una nave per gli innocenti. Il risultato della censura è il fiorire del mercato illegale delle copie pirata e la decisione sul film Exodus è stata addirittura presa in Egitto e Marocco prima dei fatti di Parigi e del rinnovarsi della questione sulla liceità di qualsiasi rappresentazione di Allah. E mi sfidi. E adesso il calcio, il giorno dopo la partita che ha mostrato la crisi senza fine del Milan, che è stato battuto per 3-1 dalla Lazio. E è una crisi che è stata mostrata, che l'ha mostrata anche dalle immagini a cui, che non sono di sport, abbiamo assistito proprio alla fine della partita. Vediamo. Calcio oltre l'orlo di una crisi di nervi. Il finale di Lazio-Milan, la scena in cui il difensore francese dei rossoneri Philippe Mexès, non nuovo a queste follie, afferra per il collo il capitano della Lazio Mauri e reitera poi l'atteggiamento anche dopo l'espulsione sacrosanta decisa dal peraltro inadeguato arbitro Mazzoleni, non può trovare giustificazione di alcun tipo. Nella situazione contingente, una partita iniziata bene per gli ospiti e finita che peggio non si poteva, nella cornice di un Milan allo sbando, per la terza volta nel giro di una stagione e mezza alla ricerca di una guida, dopo aver bruciato Allegri, Seedorf e questione di giorni Inzaghi, possono servire a dare una scusante alla sceneggiata da guappetto del difensore rossonero, costretto poi a recitare un contrito mea culpa con contorno di non lo farò mai più, che suona tanto di comunicato imposto da una società che, oltre a perdere il filo del discorso tecnico, non può accettare di perdere lo stile. Un atteggiamento che non appartiene però soltanto a onesti comprimari del pallone. Ieri Mexès è stato in augusta compagnia, visto che niente di meno che sua maestà tre volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo si è fatto beccare come un teppistello da campetto di periferia durante il match poi vinto in extremis contro il Cordoba. Un pugno, un calcio e poi anche il gesto della lucidata dello scudetto di campioni del mondo di club prima di uscire dal campo. Un intero campionario di arroganza che nel caso in questione diventa ancora più inaccettabile considerata la visibilità mondiale di quello che resta uno dei due grandi calciatori di questo tempo e che adesso tiene con il fiato sospeso Ancelotti in attesa di sapere l'entità della squalifica. La fama, insomma, non mette evidentemente al riparo da clamorosi blackout. Di certo Ronaldo e nemmeno Mexès, qualche galassia più giù, potevano ricordare che oggi ricorre il ventennale di una delle più celebri uscite di senno della storia del calcio. La pedata da Kung Fu che la stella del Manchester United Eric Cantona rifilò a uno spettatore del Crystal Palace mentre lasciava il campo dopo essere stato espulso per un fallaccio su Snow. Una ricorrenza di cui, sia chiaro, il calcio avrebbe fatto volentieri a meno, ma che conferma che la grandezza pallonara non mette al sicuro da certi atteggiamenti, in cui la fiducia nei propri mezzi, ancorché immensi, come per Ronaldo o Cantona, finisce per tracimare in tracotanza e in delirio di onnipotenza. Un altro esempio, Zlatan Ibrahimovic. Dai tempi degli esordi fino ad oggi una oscura e irrefrenabile propensione all'aggressività gratuita, una ferinità che nulla ha di sportivo, da sempre accompagnano come un'ombra la solarità della sua vena calcistica. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
Sono le 14.32, di nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti rilevanti. Vi ricordo come sempre il nostro sito tg.la7.it, questa sera alle 20 il telegiornale TG Cronache torna domani alle 14 con Caterina Bizzarri. A tutti voi buona domenica.